Cominciamo ora il nostro tour virtuale nella città di Micene. Ipotizziamo di trovarci nel 1250 a.C., periodo nel quale la cinta muraria viene ampliata. Faremo tutto il giro della cinta e vedremo da vicino il monumento più importante della città, la Porta dei Leoni. Ecco la Porta dei Leoni, in tutto il suo splendore. Fu costruita nel 1250 a.C. circa. I blocchi che la compongono arrivano a pesare ben 2 tonnellate ed è il gioiello di Micene. La colonna tra i due leoni rappresenta l'autorità del palazzo di Micene. I leoni dovrebbero essere il simbolo della città. L'architrave sostiene le sculture ed è lunga 4 metri e mezzo. La porta è allo stesso tempo elegante e maestosa. La Porta dei Leoni è considerata l'esempio più antico di architettura monumentale europea. Le teste dei leoni furono scolpite separatamente e poi assemblate, purtroppo sono andate perdute. I blocchi che componevano le mura erano megalitici e la tecnica utilizzata per la loro costruzione non è mai stata chiara. La cittadella di Micene è da molti considerata l'antenata dei castelli medievali. Spostandoci verso sinistra, cominciamo a vedere da lontano la strada che porta al palazzo. È il palazzo di Micene. All'interno delle mura vi abitano anche i sacerdoti e ci sono anche le residenze aristocratiche. Come vedi, ci sono 2 cinte murarie. Quella che circonda il palazzo è la più antica e venne costruita nel 1350 a.C., mentre la seconda, quella della Porta dei Leoni, fu realizzata un secolo dopo. Le mura di Micene raggiungono un perimetro di 900 metri, un'altezza fino a 12 metri e uno spessore che varia tra i 3 e i 7 metri. Domande e risposte. Secondo la leggenda, chi fece costruire le mura di Micene? Perseo. Chi è Perseo? È il fondatore di Micene nella mitologia. Chi incaricò nella costruzione delle mura Perseo? Incaricò i ciclopi, da qui presero il nome di mura ciclopiche. Spostandoci verso sinistra vediamo un'altra porta, è la Porta Nord. Con il tempo se ne aggiungerà un'altra più piccola in prossimità della zona della città.